trovato morto l'anziano scomparso. Tragica conclusione per la vicenda di Umberto Onesti, l'uomo di 81 anni di cui non si aveva traccia da lunedì scorso. Blitz dei carabinieri al campo Nomadi in via delle Tagliate a Lucca. Controlli straordinari all'alba su cose e persone. Il sindaco Tambellini dice è un luogo senza controllo. Nuovi laboratori al depuratore GEAL di Ponte Tetto, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato a Lucca ha potenziato l'attività di analisi. Vince la lotteria ma rinuncia al premio, singolare episodio a San Cassiano di Controne dove l'organizzatore aveva vinto con un solo tagliando sugli oltre 10.000 venduti. Sport calcio, l'Empoli vince, lucchese promossa, bello spettacolo al Porta Elisa per l'amichevole in memoria di Giampiero Vitali, successo degli azzurri per 2-0, buone indicazioni per i rossoneri. La stagione che verrà, Forte dei Marmi e CGC già pronte al campionato di A1 di hockey che scatta ad ottobre. Ben trovati i telespettatori del TG Noi, apriamo il telegiornale proprio con l'apertura che tiene banco in queste ultime ore, il ritrovamento del cadavere dell'uomo Onesti che era scomparso lunedì scorso. Sentiamo i dettagli. È stato trovato senza vita in un campo a poche centinaia di metri dalla struttura di accoglienza nella quale viveva. Una fine tragica, quella di Umberto Onesti, 81 anni, residente a San Marco, il cui cadavere è stato rinvenuto in via di Fregionaia a Santa Maria a Colle, nel corso delle ricerche che erano state organizzate dopo che lunedì 4 agosto si era allontanato dalla casa Arcobaleno a Maggiano. Il pensionato, storico tifoso della Lucchese, in passato non aveva mai avuto un comportamento che richiedesse sorveglianza, infatti era libero di muoversi e uscire, anche se di recente aveva accusato sintomi di disorientamento. Ecco perché quando non lo hanno visto nella sua stanza sono scattate le ricerche. Il corpo in stato di decomposizione è stato rinvenuto in un campo vicino a un fossato in via di Fregionaia. A scoprirlo un volontario della Croce Verde che col suo cane stava perlustrando la zona. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri del radiomobile diretti dal capitano Lorenzo Angioni, gli addetti della protezione civile del comune e la polizia. Il riscontro diagnostico del medico legale inviato dalla procura sarà necessario per escludere ipotesi di morte violenta. E adesso vi raccontiamo l'incredibile vicenda, tragica, ma per fortuna a lieto fine, che è capitata a un quarantenne lucchese in Brasile. Appunto si era trasferito in Brasile dopo aver sposato una donna del posto e alcune settimane fa, anche se la cosa si è saputa solo di recente, è stato sequestrato da una banda di malviventi intenzionata a chiedere il riscatto alla madre. Nella banda era coinvolta anche la moglie da cui nel frattempo si era separato. L'uomo è riuscito a fuggire, a nascondersi in una palude prima di trovare rifugio presso un amico che lo ha anche aiutato a tornare in Italia. Del caso si è occupata la squadra mobile della Questura di Lucca che ha anche tenuto i rapporti con la Farnesina. E adesso il blitz dei carabinieri al campo Nomadi di Lucca, tutti i dettagli ce li racconta Lorenzo Bertolucci. Controllo straordinario all'alba al campo Nomadi di Lucca di Via delle Tagliate, 40 carabinieri, 2 unità cinofile e un elicottero supportati dalla Polizia Municipale hanno controllato cose e persone. Il blitz è stato programmato dai militari per verificare la presenza di eventuali personaggi sospetti, ma anche per controllare la situazione igienico-ambientale della zona. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che è stato accompagnato dai carabinieri per un giro all'interno del campo. Batterie esauste, carcasse di auto senza targa, manutenzione di veicoli e motocicli senza regolare smaltimento dei rifiuti speciali. Complessivamente sono state identificate 80 persone, una quarantina di veicoli saranno oggetto di accertamento. Al momento non è scattato alcun provvedimento, ma dopo le verifiche dell'ARPAT per la situazione dei veicoli, degli oli e delle batterie, potrebbero essere una decina le persone denunciate. L'Enel ha verificato alcuni allacci e contatori, ma non avrebbe riscontrato irregolarità. Il campo delle Tagliate è nato nel 1999 come punto temporaneo di stazionamento per 24 ore, ma in verità il comune vi ha permesso per anni che le persone ci prendessero la residenza. Dopo questo ennesimo controllo, il sindaco Tambellini promette provvedimenti. Sono situazioni che credo non possano essere risolte nell'immediato. Bisogna stabilire
dei percorsi che ci consentono di trovare soluzioni in un tempo decente, cioè in un tempo di qualche anno. La situazione rispetto al passato è già migliorata, come mi hanno confermato i carabinieri stamani. Si può fare ancora di più, si può fare ancora meglio. Soprattutto come sindaco dico che non possono esserci sul territorio delle zone fuori controllo. Nei prossimi giorni non è escluso un controllo per accertare che gli identificati al campo nomadi non siano in realtà assegnatari di case popolari. Parapiglia alla stazione di Viareggio, la polizia ferroviaria ha provveduto al controllo di un venditore ambulante trovandogli della merce contraffatta che poi è stata sequestrata. L'uomo ha tentato la fuga, aiutato anche da altri ambulanti che erano accorsi in suo aiuto. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di polizia per evitare che la situazione degenerasse. E ancora cronaca, denunciati 3 giovani per interruzione di pubblico servizio, accaduto a Nave, alle porte di Lucca. In seguito alla segnalazione al 113, i poliziotti hanno fermato e identificato appunto 3 giovani che viaggiavano senza biglietto sull'autobus. Il problema è che alla richiesta dell'autista di fornire le loro generalità non solo si sono rifiutati, ma hanno cominciato ad insultare il conducente. In particolare uno dei 3 ha sfondato a calci e spallate la porta del mezzo per fuggire prima che arrivassero i poliziotti, nel frattempo avvisati. Si tratta di 2 italiani e un ucraino, tutti e 3 denunciati appunto per interruzione di pubblico servizio e in particolare quest'ultimo anche per il danneggiamento aggravato del bus. E una notizia in qualche modo collegata: si aggiravano in via Romana a Lucca chiedendo con insistenza di entrare nelle abitazioni per controllare le bollette e i contatori dell'Enel. 2 giovani italiani, di cui uno era stato fermato e denunciato poco prima, si trattava appunto di uno dei fermati per la vicenda dell'autobus, sono stati portati in questura per accertamenti. Qui sono stati trovati in possesso di 3 chiavi modificate, quindi per l'apertura di diverse serrature, e di un vademecum, quindi un manuale per rispondere alle eventuali obiezioni dei cittadini che non li avessero voluti far entrare quando si fingevano degli operatori dell'Enel. E intanto si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata ai provvedimenti che regolano le attività di divertimento nella stagione estiva, la cosiddetta Movida. Le associazioni di categoria hanno sottolineato l'anomalia della stagione in corso, che registra un calo delle presenze, probabilmente a causa delle condizioni meteo e della diversa modalità di programmazione delle vacanze. Manca infatti il turista che permane per l'intera stagione, mentre si registra un incremento di persone che vengono per il fine settimana. Massima rimane l'attenzione da parte delle forze di polizia e delle polizie municipali al fine di evitare episodi di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica. I responsabili delle associazioni di categoria hanno assicurato il loro impegno per responsabilizzare i singoli esercenti al rispetto di tutte le disposizioni per il settore. E un progetto pilota contro il degrado idrogeologico in Lucchesia, in modo particolare in Valfreddana, da avviare con la Regione Toscana. Risorse aggiuntive a seguito degli alluvionati e delle frane degli ultimi mesi, compresi quelli che hanno colpito, comprese le alluvioni che hanno colpito la strada del Brennero. Sono tutti gli impegni assunti nel corso di un incontro a Palazzo Chigi tra il capo dell'unità di missione contro il rischio idrogeologico Erasmo De Angelis e una delegazione di amministratori lucchesi accompagnata dal senatore Andrea Marcucci e composta dal presidente della provincia Stefano Baccelli e dai sindaci di Borgo Amozzano Patrizio Andreuccetti e di Pescaglia Andrea Bonfanti. Siamo soddisfatti dell'attenzione del governo, è il commento di Baccelli al termine del vertice, che riconosce la particolare fragilità del nostro territorio e che in virtù di ciò è pronto ad avviare un piano di intervento che riguarderà Versilia, Piana e Valle d'intesa con la Regione Toscana. Intanto ci spostiamo a Ponte Tetto, dove sono stati inaugurati nuovi laboratori al depuratore GEAL. Ce ne parla Lorenzo Bertolucci.
Ogni anno i laboratori della GEAL effettuano circa 15.000 analisi sulle acque trattate al depuratore di Ponte Tetto. È anche grazie a questa attenzione che la depurazione ha raggiunto livelli di eccellenza, spiegano i vertici della società lucchese. Basta fare un confronto tra l'acqua reflua che arriva nello stabilimento e quella che esce dopo un lungo processo di depurazione e viene reimmessa nell'Ozeri, talmente limpida da sembrare un bicchiere di acqua minerale. Nell'ottica di migliorare il servizio offerto, l'azienda che gestisce il sistema idrico integrato del Comune di Lucca ha inaugurato i nuovi locali tecnici ricavati con l'ampliamento della palazzina di Ponte Tetto. Il depuratore è un'infrastruttura fondamentale per il territorio perché è il posto dove vengono trattati tutti i reflui delle fognature degli utenti allacciati di Lucca. Abbiamo fatto questo investimento per migliorare prima di tutto le strutture, i locali tecnici del depuratore che erano vecchie, dovevano essere messi a norma, e questo permette anche con un investimento importante sui nuovi laboratori di aumentare la possibilità di controlli, quindi migliorare il range di controlli possibili e quindi rendere il servizio sempre più sicuro, sempre più efficace e anche appunto aumentare tutte le garanzie che fanno di questo posto un posto fondamentale per la tenuta e la salvaguardia dell'ambiente a Lucca. L'investimento complessivo è stato di 475.000 euro e ha permesso di realizzare una struttura ecosostenibile in classe energetica A. Un incontro con il ministro della Scuola, Università e Ricerca Giannini è quello che vorrebbero avere, quindi hanno richiesto un gruppo di precari della provincia di Lucca che ricorderete anche nei giorni scorsi ve ne abbiamo parlato, sono sul piede di guerra per la questione delle graduatorie. Quindi hanno incontrato l'assessore provinciale all'istruzione Mario Regoli presso la sede della provincia, l'assessore hanno detto si è fatto carico di richiedere per noi un incontro col ministro Giannini e di darci una risposta. E appunto l'assessore provinciale ha anche manifestato l'intenzione di coordinarsi con l'assessore regionale Bobbio proprio per muoversi sulla vicenda a livello regionale. La delegazione di precari si dice soddisfatta poi anche dall'incontro con la deputata PD Raffaella Mariani, perché l'onorevole è al corrente della situazione, si è resa disponibile a collaborare per una soluzione della vicenda. E dopo 8 anni di attesa, il prossimo 20 agosto prenderanno il via gli interventi preliminari per la sistemazione dei sottoservizi presso il passaggio a livello di via Ingrillini. Dopodiché si potrà aprire il cantiere per la realizzazione del nuovo sottovia. L'apertura del cantiere preliminare il 20 agosto non comporterà, fanno sapere dal Comune, la contemporanea chiusura della strada e servirà a spostare i tracciati dell'acquedotto, della fognatura nera, della condotta del gas e dei cavi telefonici Telecom, mentre verranno interrate le linee aeree elettriche dell'Enel. Ancora una notizia che riguarda le strade: la provincia di Lucca realizzerà una rotatoria provvisoria a Guamo all'incrocio tra la stradale provinciale 26 di Sottomonte e la via Pervorno davanti all'Agenzia delle Entrate. Il progetto, condiviso con il comune di Capanno, ripermetterà di modificare l'intersezione attuale rendendo l'incrocio quindi più sicuro e il traffico più scorrevole. L'intervento, per il quale la provincia ha stanziato 25.000 euro, sarà effettuato utilizzando esclusivamente la sede stradale già esistente. L'opera sarà completata con ogni probabilità entro la fine di questo settembre. E cambiamo argomento, vi raccontiamo una notizia curiosa: vince il primo premio 1.000 euro della lotteria ma decide di rinunciare. Sentiamo perché. Ha vinto la lotteria ma ha deciso di rinunciarvi. Motivo: l'organizzatore era lui. Protagonista del gesto è Roberto Lucchesi, animatore di San Cassiano di Controne e organizzatore della lotteria messa in piedi in occasione del cosiddetto festone, la festa triennale del paese che si è svolta la scorsa domenica. Dopo la processione, Lucchesi ha effettuato il sorteggio su un terrazzo del paese, alla presenza di autorità e vigili urbani. I taglianti venduti erano tantissimi, quasi 12.000.
L'indomani, quando è andato a ritirare il blocchetto vincente, si è accorto che era lui ad aver vinto il primo premio, 1000 euro in buoni acquisto e una vacanza per una settimana sull'Adriatico. E così ha pensato bene di rimettere tutto in gioco. Il premio era una vacanza a Romagna per due persone, pensione completa, più 1000 euro di buoni spesa da spendere tutti i negozi associati, erano oltre 150 negozi. Quindi tutto questo andrà in una festa che faremo per i bambini a San Cassiano, il Bimbo Day, il 13 agosto, e tutto ricavato andrà a un'associazione di bambini ammalati di una malattia gravissima e degenerativa. Una serata particolare dedicata al vino è quella che si è svolta a Palazzo Boccella e vi raccontiamo alcuni momenti della serata. Aspettando Calici di Stelle, l'evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino in tutta Italia con feste dedicate al vino nella notte di San Lorenzo, anche a Palazzo Boccella, a San Gennaro di Capannori, non è mancata una serata tra vino del territorio, buon cibo e qualche sigaro toscano, con dimostrazione delle celebri sigaraie. Nell'ambito del programma di incontri I 100 giorni di Palazzo Boccella, il pubblico ha riempito la sala principale per la presentazione del libro I 65 grandi cru della costa toscana. Ricco delle foto scattate da Oliviero Toscani, che ha ritratto i produttori con le loro bottiglie, e delle storie raccontate da Salvatore Settis e dal giornalista Francesco Merlo. La parte cibo era affidata al personal chef Andrea Golino, che in 15 proposte di finger food ha interpretato le classiche ricette italiane con un tocco di creatività, come la caponatina di melanzane con gocce di cioccolato o il baccalà mantecato e biscotto al pomodoro. E a fine serata si è esibito in un cooking show proiettato all'esterno con maxi schermi per spiegare i segreti delle sue ricette. Tra un brindisi e un assaggio, il prossimo appuntamento col vino della provincia di Lucca è il 9 agosto alla fattoria di Fubiano, sperando di vedere qualche stella cadente. Salute a tutti. E speriamo. Intanto a Pietrasanta, al Musa, la mostra Meravigliosi marmi, art e design. Ce la racconta Lorenzo Bertolucci. Il marmo per immaginare, progettare, arredare è in fase di allestimento al Musa di Pietrasanta, la mostra Meravigliosi marmi, art e design, appuntamento del programma Leggera Materia. La mostra, organizzata dalla CNA Lucca, propone una serie di opere che rappresentano i lavori delle maestranze artigiane versiliesi. Il tema principale di questa edizione è il design. È una mostra dove in pratica le aziende artigiane, i designer e gli scultori rendono omaggio al marmo, alla materia prima principale del nostro territorio, in un percorso dove praticamente il marmo si può ascoltare, perché ci sono pezzi dove il marmo suona, vedere, toccare, illuminare, eccetera. È un omaggio che gli artigiani, gli artisti e appunto i designer fanno proprio perché ci sono diversi anniversari. E quindi siamo a 450 anni dalla morte di Michelangelo, siamo a 170 anni dalla fondazione della Scuola d'Arte di Pietrasanta, e quindi ci sembrava giusto rendere questo omaggio praticamente alla pietra, al marmo e quindi alla risorsa del territorio. La mostra, ad ingresso libero, rimarrà allestita fino al 7 settembre, dalle 18.30 alle 23.30. Dall'8 al 31 agosto, con apertura dal martedì alla domenica, dal 4 al 7 settembre, dal giovedì alla domenica. E con questo tocco di cultura termina la prima parte del TG Noi. Vi lascio alle notizie sportive.